questo è il rivestimento appunto che viene messo tutto attorno alla volta. Che è ignifugo, naturalmente è ignifugo, e vedete. Allora cominciamo a dare un'occhiata oggi a questa galleria, tanto perché tutti parlano, ma poi bisogna anche fare. Ma è tanto tempo, sì, ma tanto per dirvi, vi farò vedere che abbiamo tirato 20 km di cavi da 5 centimetri. E le famose luci appunto che saranno lungo tutto il percorso sono queste. No, ecco, tanto per dirti. Stanno continuando in questo momento a montarle. Lungo il percorso del New Jersey stiamo montando queste luci, le vedi, che saranno anche una cosa molto simpatica, nel senso che quando entrerai in galleria avrai proprio una guida. Qui siamo nella parte finale, quasi Piazza Foraggi. Attenzione. Qua c'è la goccia. Ecco, qua c'è la goccia. Questi sono i metri, girati. Antonio, guarda, da qua a là sono i metri che mancano, che sono circa 80-90 metri. Adesso devono prendere quei pezzi là e li mettono in un'unica soluzione a fianco. E come vedete qua c'è l'acqua, no? Che viene giù. Tutto in cui, come vedete, stanno per applicare uno dei pannelli a protezione delle infiltrazioni. I tasselli. I tasselli che vengono fissati dentro e poi tengono la copertura, li vedi? Questi poi si allargano, vedi, quando poi li battono col martello si allargano. Quindi una volta che hanno trapanato avvitano, mantenendo anche uno spessore che inseriscono dietro ognuno di questi pannelli, perché appunto ci sia la possibilità delle gocce, per le gocce di scorrere e finire nelle canalette. Da quando siamo qui, circa 10 minuti, questo pannello ulteriore, quindi un metro almeno, è stato pienamente installato. Fra tre pannelli abbiamo finito la parte verso Piazza Foraggi, dopo manca questa a destra, vedi? Però vedi, ogni pannello si va avanti in maniera abbastanza veloce.